Non so se è presente quella sensazione di trovarti di fronte al fatidico bivio e sai che potresti prendere una direzione oppure un'altra, solo che non sai quale prendere e non vuoi decidere perché a volte entrambe le direzioni sembrano ottime direzioni. Ed ecco che cominci a investire un sacco di energie fisiche e mentali per decidere quale direzione prendere. E una volta che decidi non è finita lì, perché cominci a pensare ad investire un sacco di energie fisiche e mentali in quello che sarebbe potuto accadere se avessi preso l'altra decisione. Personalmente mi sono trovata di fronte ad un bivio più di quanto avrei voluto negli ultimi tempi. Fino a quando, ad un certo punto, mentre ero in macchina e ascoltavo un nuovo audiolibro che mi ero scaricata nella mia libreria Kindle, boom, è arrivata la risposta. Dai Ceci, mangia quella barretta di cioccolata, che stai bene subito! 3 secondi e ti sentirai un mostro. Oh Cecilia, pensaci bene. Preferisci resistere un pochino adesso o sentirti in colpa dopo? Greg McKeown, autore del libro Essenzialismo, parla di come siamo naturalmente, come esseri umani, portati a negare la presenza di un trade-off, cioè di un compromesso, proprio perché compromettere significa di fatto non poter avere tutto e accettare di dover fare una scelta, cosa che nessuno di noi vuole mai fare. Eppure fare una scelta è l'unico modo che abbiamo per sbloccarci e andare avanti. E allora come fare? Facciamo un esempio, supponiamo tu ti trovi a dover scegliere fra 2 opportunità di lavoro, ad esempio, oppure 2 macchine, oppure 2 case in affitto. Ti piacciono entrambe le soluzioni, solo che una ha qualcosa che l'altra non ha, e viceversa. E questo ti porta a non riuscire a scegliere. Ed ecco perché ci blocchiamo, perché ovviamente nel nostro inconscio vorremmo avere entrambe le opzioni. Greg in questi casi propone di farci una domanda che è un pochino diversa e alternativa rispetto a quella che il nostro inconscio si farebbe naturalmente. E quindi invece di chiedersi come posso avere entrambe le cose, la domanda diventa quale problema preferisco dover affrontare. Ad esempio, preferisco dover affrontare il problema che la mia casa in affitto non ha la vasca da bagno o preferisco affrontare il problema legato al fatto che è una casa isolata in mezzo al nulla e che mi ci vorrà la macchina per arrivare ovunque? Naturalmente la risposta dipenderà da persona a persona e devi trovare quella che funziona per te. Applicare questa domanda ai bivi della mia vita mi ha consentito nelle ultime settimane di prendere delle decisioni piuttosto importanti di fronte alle quali ero bloccata da diverso tempo. E lo stesso approccio può essere utilizzato anche quando ti trovi a dover scegliere tra 2 azioni. Ad esempio, preferisci finire un'altra email oppure preferisci arrivare in tempo per la tua prossima riunione? Quindi quale problema vuoi doverti trovare ad affrontare? Quello di dover recuperare un'email più tardi e quindi dover utilizzare 10 minuti extra del tuo tempo questo pomeriggio oppure arrivare in ritardo al meeting? Questa semplice domanda ti aiuterà immediatamente a capire quali sono le priorità e qual è la direzione che vuoi prendere. Naturalmente questa domanda può essere applicata a qualunque bivio ti trovi a dover affrontare nella tua vita e quindi ti lascio con una sola domanda oggi. Qual è un bivio di fronte al quale ti sei trovato recentemente? E come può aiutarti questa domanda a sbloccarti e a individuare quasi immediatamente qual è la migliore direzione da prendere per te oggi? E naturalmente non dimenticare di condividere tutti i tuoi commenti nello spazio qui sotto perché non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.